sindaco. Ieri è arrivato il rifiuto in qualche modo di Manfredi a candidarsi sindaco e ha detto con questo debito non si possono soddisfare le aspettative. E hanno capito che significa amministrare Napoli, stanno capendo, interessante questa cosa. Però con una precisazione, la situazione è diventata drammatica non per responsabilità di questa amministrazione che ha chiuso l'ultimo suo bilancio, ricordiamolo, nell'autunno 2020. Adesso stiamo in proroga e una sentenza della Corte Costituzionale che non condividiamo per nulla noi sindaci d'Italia ha bocciato un provvedimento del governo, non è che ha bocciato qualcosa dei comuni, ha bocciato un giusto provvedimento del governo che consentiva a quei comuni che hanno un debito storico, tra cui Napoli ma altre pure centinaia di comuni, di spalmarlo in 30 anni invece di doverlo fare addirittura in un anno per chi va a votare adesso come noi e altri in 3 anni. 1,5 miliardi di tagli dei governi, compreso quelli del partito a cui fa riferimento in qualche modo Manfredi, leggi che hanno soffocato i comuni. Adesso mi fa piacere che tutti, Roberto Fico, Gaetano Manfredi, si stanno rendendo conto che cosa è significato amministrare questa città senza soldi, con un debito ingiusto ereditato, e nonostante questo la lasciamo molto più sicura di quella che si pensa. Tutte le aziende partecipate, salvate e fortificate, assunzioni, stabilizzazioni di migliaia di lavoratori, non un licenziamento, non la privatizzazione di un servizio essenziale. Stanno capendo che significa amministrare Napoli, ci vuole coraggio, ma il coraggio si sa, non si compra al mercato. Secondo lei è possibile un percorso che possa portare a una legge speciale per Napoli, insomma come è stato auspicato e di cui si è dibattuto ieri? Guardi, io sono contrario alla legge speciale per una città. Da sindaco della capitale del Mezzogiorno e della terza città d'Italia dico che c'è bisogno di una legge per i comuni che hanno un debito ingiusto. Mi voglio fare portavoce di tutti i sindaci, di quelli che non hanno il megafono come me della terza città d'Italia, ma anche dei piccoli comuni a non veder mortificati i propri territori per debiti che non gli appartengono. Fare una legge in campagna elettorale non è una bella cosa. Io credo sarebbe bello se le forze politiche si prendessero l'impegno che un minuto dopo le elezioni, chiunque vinca queste elezioni, ci sia finalmente una legge che affronta il debito giusto. Cioè non può essere la legge cucita, diciamo, sul candidato, perché altrimenti devo dire anche un po' mortificante, no? Per chi come noi in questi 10 anni ha buttato il sangue ogni volta che interloquiva con Roma, diceva no, ma non si può nemmeno mettere a disposizione un centesimo d'euro, oggi guarda caso vorrebbero trovare subito i soldi per una legge speciale. Facessero una legge per i comuni d'Italia, compresa Napoli, che se la merita, visto che non l'hanno voluta fare in questi anni perché amministrava De Magistris, e questo ormai l'hanno capito tutti, adesso non la cuciamo per Manfredi, per Tizio, per Sempronio o per Mevio, facciamolo per chi poi un minuto dopo che ha vinto le elezioni, e lo dico da napoletano e da quasi ex sindaco di Napoli, non possa avere le sofferenze che ho avuto io, non per nostro demerito, per quello che abbiamo ereditato e per una responsabilità politica evidente da parte delle forze politiche che hanno governato anche in questi anni il nostro paese. In questo scenario voi però fra 10 giorni dovete approvare il bilancio. In questo scenario noi fra 10 giorni dobbiamo approvare il bilancio e ci auguriamo che il governo ponga rimedio a un provvedimento della Corte Costituzionale che ha bocciato un provvedimento del governo. Cioè se non interviene qualcosa che non in questo momento non riguarda il debito di cui abbiamo parlato adesso, riguarda il buco che crea quella sentenza della Corte Costituzionale, se non si pone rimedio per quel buco penso che circa 2.000 comuni italiani non potranno approvare il bilancio da qui a qualche giorno, quindi noi siamo fiduciosi che qualcosa esca anche dalle interlocuzioni che stiamo avendo, che sto avendo anche personalmente, devo dire ho la sensazione che le parti più responsabili del governo, delle istituzioni centrali del nostro paese stanno rendendo conto che questa non è la responsabilità dei sindaci d'Italia, come ha detto anche il presidente De Caro, ma evidentemente una sentenza tecnicamente sbagliata che rispettiamo, a cui il governo deve fare fronte. Sì, lei risponderebbe a questo appello per un patto per Napoli che ha lanciato ieri Manfredi nella sua lettera? Cioè? Qual è il patto? Ha invitato tutte le forze politiche, società civile, insomma, a unirsi in un patto per Napoli. Guardi, per superare questa situazione. Il patto che hanno fatto a Posillipo mi pare che durate 30 secondi.
Quindi se uno vuole dialogare, il mio cellulare ce l'hanno tutti, ce l'ha Manfredi, ce l'hanno i servizi segreti, ce l'ha il popolo, ce l'hanno tutti, è lo stesso cellulare da 15 anni. Chi vuole dialogare vale per Manfredi come per tutti, noi ci siamo a Napoli, in Calabria, in Italia, però noi continuiamo a amministrare mettendoci la faccia tra mille difficoltà, come potete vedere girando la città, però con tanta voglia di rinascere. Grazie sindaco.